Questo progetto è nato circa un anno fa, forse anche due, in seguito a un'esigenza che avevo. Cercando in rete ho notato un progetto fatto dal signor Luigi Marchi di Faenza che aveva come compito l'utilizzo di monitorare la tensione prodotta da un impianto fotovoltaico. Io dovevo realizzare una cosa simile e ho preso spunto dalla sua idea e dei suoi progetti per realizzare questo data logger. Questo data logger è fornito da un modulo Arduino, questo è il Micro Pro, che ha le funzioni di gestire tutte le interfacce che sono qui ed utilizza 6 uscite analogiche o ingressi analogici per l'utente, che si può utilizzare come ingressi o uscite a piacimento. Sono analogiche perché quelli digitali praticamente li ho usati tutti. Questa qui è una versione che non monta in uscita la possibilità di mettere un'espansione I2C, in quanto l'I2C qui viene utilizzato, il pin 4 e 5 viene utilizzato direttamente per l'RTC ed per quanto riguarda invece il modulo dell'LCD. Nel connettore che si vede lì a fianco, adesso vediamo se ne trovo uno smontato, eccolo qui, nel connettore qui a fianco viene montato questa seconda basetta inserita sopra, il che ha un lettore SD, micro SD, la batteria tampone per real time clock e l'LCD, questo è il trimmer che serve per regolare il contrasto. I due canali delle I2C, il A4 e A5, mi vanno a finire per la gestione dell'LCD e del real time clock. In seguito, dopo aver realizzato questa basetta, pensate che volendo si potrebbe portare fuori in uscita, eventualmente anche in uscita in questo connettore qui, i due pin per quanto riguarda I2C esterno, ma già lo rallenterebbe. Nella versione più completa qui c'è i due diodi che servono per eventuali segnalazioni e questo connettore qui dove volendo si possono utilizzare 3 contatti che rimangono in fondo a questa basetta qui, ci sono 3 contatti per eventualmente 3 pulsanti per gestirsi nel menu. Il dispositivo montato, come dicevo, qui si può montare un SIM 800 o un WiFi modulo o con lo stesso pedinatura del WiFi modulo, c'è anche l'uscita per il Bluetooth. Qui ci sono gli ingressi con l'alimentazione più e meno di 5 volts. Questi sono 2 relè di uscita per pilotare piccoli carichi, perché questi relettini qui sosterranno sia no 1 ampere. Questa basetta può essere alimentata dai 9 ai 12 volts tranquillamente. Queste sono le uscite per il relè. La programmazione di questo coso qui, può avvenire tramite un contatto esterno e una volta programmato col suo programmatore idoneo, che questo qui non è altro che un convertitore USB TTL, si fa la programmazione o addirittura si può, sempre che non sia collegato qui, perché l'uscita dei dati che è qui è la stessa che poi usa la stessa seriale di programmazione. Infatti quando lo si programma la scheda qui di WiFi o GPRS è meglio se non ci sia, perché potrebbe esserci delle uscite di conflitto con delle uscite dei dati. Il progetto una volta ultimato viene così. Questo è già in funzione, adesso però lo spengo perché faccio sì che faccia la sua autodiagnosi. Qui è quello che è, delle varie funzioni che fa. In questo momento lui mi va a misurare l'umidità che è nell'ambiente e la temperatura. Poco fa qua ha piovuto e l'umidità è arrivata al 70%. Sono le 16:19 minuti e i dati che sta registrando minuto per minuto
finiscono all'interno di questa micro SD. Sì, micro SD. Che mi viene, va a misurare i dati in tempo reale ogni minuto, come dicevo. Queste basette qui, inizialmente ne avevo realizzata artigianalmente una, poi quando ho visto che il progetto funzionava bene, ho provato a mandarle per la prima volta a stamparle in Cina, e che mi sono arrivate nel giro neanche di 10 giorni, e oserei dire con la GLC PCB che sono venute ottime. Ok, ho fatto qualche errore io nel fare le piste, che qui ho invertito l'I2C che andava al real time clock, basta fare due ponti, si rimette a posto. Ne ho fatte stampare 10, purtroppo questi 10 qui quell'errore ce l'hanno, ma le metto a posto io. Come dicevo, di queste basette qui, che me ne sono arrivate 10 prodotte dalla Cina, 3 le ho già utilizzate. Poi ce ne sono altre che sto assemblando qui per eventuali successivi utilizzi. Una mi misura la temperatura dell'acqua in una cisterna, e l'ingresso che ha e l'uscita della cisterna. Una seconda di queste centraline qui è messa in sostituzione alla centralina dell'osmosi inversa, in quanto quella originale aveva dei tempi biblici per la pulizia e il lavaggio delle membrane, che era una cosa fuori di testa. E allora io ho pensato bene di modificare, in modo che mi leggesse anche la quantità dell'acqua che ha filtrato, e in base a quant'acqua è passata nel filtraggio, io di conseguenza sostituisco i filtri quando è all'occorrenza. Quest'ultimo software che ho installato serve ancora, perché il progetto è mica finito. Ho dei templi biblici per fare i miei progetti, però io continuo ad andare avanti. Questo qui non fa altro che misurarmi la temperatura e l'umidità in un ambiente, in questo caso è una camera climatica che serve alla stagionatura degli insaccati. In quanto il programma mi impone la temperatura per la stufatura degli salami da una temperatura di 18-20 gradi per un tot di giorni, dopodiché la temperatura si abbassa, arriva intorno ai 12-15 gradi per finire la stagionatura. L'umidità deve essere sempre mantenuta costantemente, infatti se supera o il livello o se va al di fuori del range, automaticamente mi parte un nebulizzatore, quelli a ultrasuoni, tanto per intendersi, che irrora l'ambiente di umidità e arriva all'umidità stabile. E ovviamente è anche previsto con questo trimmer qui la percentuale dell'acqua che è nel serbatoio, perché per irrorare l'umidità serve dell'acqua, questo è palese. I dati vengono memorizzati qui, gli allarmi, verrà montato anche qui un buzzer che se va fuori range e non riesce a rimetterlo in scala, scatta l'allarme e comincia a fischiare. I dati che sono memorizzati in questa mini SIM sono visibili attraverso il computer, oppure se montato qui il modulo TTL Wi-Fi lo si può vedere direttamente entrando nella pagina internet che si è impostato, e si vede la lettura del seriale minuto per minuto. Questo progetto io lo ritengo molto interessante, ho fatto questa versione qui per vedere di utilizzarlo, però sono sempre alla ricerca per aggiornamenti, miglioramenti, consigli di tutti i generi per fare in modo che diventi quanto più performante possibile. Con questo è tutto, io vi auguro una buona giornata e vi ringrazio per l'ascolto. Thank you.